Buongiorno a tutti, a me dispiace che, non dispiace che ci sia questa partecipazione democratica ai dibattiti, perché i problemi devono venire fuori e devono essere risolti, soprattutto quando riguardano un segmento come quello della scuola, che è una funzione fondamentale di uno Stato che voglia accrescere il proprio livello di dignità. Se può consolare, io viaggio attraverso questo paese e sto vivendo di persona lo stato di estremo disagio e difficoltà che affligge tutta la scuola italiana, tutta la scuola italiana. È un momento estremamente difficile, lo sappiamo. Un momento in quale tutti quanti sono chiamati a dare prova di solidarietà e di coraggio. Questo non vuol dire che i problemi debbano essere ignorati. Io sono sicuro che l'assessore Barbieri darà delle risposte concrete nei limiti di quello che le compete istituzionalmente e che si farà portavoce presso le altre istituzioni per porre rimedio a questa vicenda, come tanti altri amministratori comunali in questo momento in Italia stanno soffrendo per questioni simili o vicini a questa. Anche il Ministero sta soffrendo molto, sta soffrendo perché i tagli imposti dalla spending review e probabilmente anche dal prossimo provvedimento sulla stabilità toglieranno altre risorse sia dal punto di vista umano e professionale sia dal punto di vista economico. Però noi abbiamo il coraggio di andare avanti. Io nell'arco di un mese ho attraversato l'Italia dal nord al centro, alla Sicilia, adesso sono qui. Nella precarietà delle situazioni noi cerchiamo di fare, di far prevalere la logica del fare piuttosto che la logica della resa e della rassegnazione. Esaurito questo argomento, io vorrei dare invece spazio a quello che è il contenuto di questa giornata. Io per sorte istituzionale ho avuto dal Ministro l'incarico di dirigere un ufficio che si occupa di tutte le fasce più disagiate, si occupa dell'orientamento scolastico, della dispersione scolastica e dell'abbandono, delle aree a rischio, degli stranieri, dell'integrazione degli alunni stranieri, cioè di tutte quelle fasce che hanno più bisogno di aiuto. Per tornare al discorso dei maestri del mondo, quindi alle tematiche dell'interculturalità, voglio ricordare solo questo, un numero: 750.000 alunni stranieri frequentano oggi le scuole italiane, 750.000. All'incirca il 7-8% della popolazione scolastica complessiva è costituita da alunni di etnia e di origine non italiana. Questo numero è un numero che induce paura, ma come dire, noi dobbiamo passare dalla logica del fenomeno della integrazione, che pure presenta delle difficoltà. Io cancellerei la parola fenomeno. Noi ci dobbiamo rendere conto che noi stiamo attraversando un cambio epocale della nostra società. Una società che non è più italiana, non è più occidentale, ma è una società globale e presenta tutte le difficoltà della globalità, da quella economica a quella delle etnie che si incontrano in paesi diversi. Probabilmente anche i nostri figli un giorno saranno costretti a trovare il lavoro, quando non lo troveranno in Italia, in un altro paese.
favola, solidarietà, coraggio. Questi 750.000 individui hanno lasciato un paese con le loro tradizioni, con le loro culture, per trovare in Italia una patria, un luogo dove potessero essere accolti in piena dignità. Perché una favola? Perché, come abbiamo detto in un convegno che abbiamo organizzato sulle fiamme di Calvino, questo è un fenomeno che ricorda le favole che ci raccontavano da bambini, quando leggevamo Le Mille e una Notte, tutte le favole, diciamo, di provenienza non italiana. La cultura si sposta insieme alle persone. E integrazione non è un fenomeno, non è una paura, è un'opportunità per la nostra scuola. Questo bisogna sempre ricordare. Gli alunni stranieri che vengono in Italia ci arricchiscono con la loro cultura, che spesso è una cultura millenaria ed è fatta di tradizioni non solo rispettabili, ma assolutamente originali, creative e fantasiose. Solidarietà. Solidarietà vuol dire che in una società globale non esistono più distinzioni necessariamente né di razza né di provenienza. Questo è un mondo nel quale tutti quanti apparteniamo al mondo, fuori dei localismi, fuori dell'appartenenza alla regione o alla città. E l'Italia questo lo dovrebbe sapere, perché l'Italia un secolo fa ha vissuto talvolta drammaticamente il problema dell'immigrazione. Io sono stato a New York un anno fa e sono andato a visitare una isoletta che sta di fronte a Manhattan, si chiama Ellis Island, probabilmente qualcuno la conosce. A Ellis Island c'è un luogo dove, cliccando il nome e il cognome del proprio parente, tirano fuori una copia del manifest. Ti dicono il giorno in cui sei arrivato, con quale piroscafo, da dove provenivi e che mestiere facevi. Lì venivano fermati gli emigranti e gli si chiedeva: tu che mestiere sai fare? Mio nonno era falegname e fu mandato nel New Jersey. Altri erano, che ne so, avevano altre attitudini, venivano mandati nei diversi stati di New York. Ecco, quella era lo stesso viaggio di speranza che questa gente sta facendo adesso con noi. Quindi noi queste cose le sappiamo bene, le sappiamo nei racconti delle nostre famiglie, le sappiamo nei racconti di chi ci ha preceduto, dei nostri nonni. Quanti hanno preso una valigia e sono andati in America, in Argentina, in Brasile, nel Canada, facendo questo cammino inverso. Solo per questo questi ragazzi, questi uomini e queste donne meriterebbero quel rispetto che forse i nostri emigranti non hanno trovato un secolo fa. Quanto alla parte tecnica che riguarda il problema dell'integrazione nelle scuole, il Ministero dell'Istruzione e, con un pizzico di presunzione, il mio ufficio, ha condotto in questi ultimi 3 anni una politica del fare concreta. E voglio dire le cose che abbiamo fatto in un minuto: un'azione massiccia, incisiva di formazione sui docenti e dirigenti scolastici, con il più alto tasso di alunni stranieri in Italia. Poi abbiamo affrontato il problema del lavoro verso il quale si dirigeranno gli alunni stranieri, con un seminario nazionale nel quale abbiamo fatto l'equazione straniero-lavoro sulla direzione degli istituti tecnici professionali. Poi abbiamo affrontato il problema dell'integrazione del rapporto scuola-famiglia. Poi abbiamo affrontato il problema, e la dottoressa Barbieri a Firenze, del rapporto tra le amministrazioni locali e la scuola. Adesso, oggi, siamo qui per parlare di quello che è un mestiere difficile.
quello dei docenti in generale. I maestri sono una figura insostituibile. I maestri accolgono i nostri ragazzi quando hanno 6 anni e attraverso i vari ordini di scuola li portano ad essere uomini e donne, cioè compiono un cammino di trasformazione dell'individuo, di formazione di personalità. Non è solamente una scuola che trasmette competenze e sapere, qua è una scuola a cui noi demandiamo la costruzione di una personalità. Quindi vedete che compito difficile la scuola si assume, specialmente se consideriamo che l'altro luogo, l'altra sede istituzionale che deve formare le coscienze della famiglia attraverso in questo momento difficoltà e disagi di altra natura. E se falliscono la scuola e la famiglia, signori miei, state pur certo che il fenomeno dell'evasione scolastica, della dispersione, del lavoro nero, della microcriminalità aumenterà sempre di più, perché sono due i luoghi formativi, la famiglia e la scuola. Allora io, per concludere, perché so che dopo 5 minuti la soglia di attenzione si abbassa, voglio solo dare un messaggio di speranza. Il Ministero c'è, il Ministero sta lavorando nei limiti delle risorse poche che gli vengono date. Chi è del mestiere, chi fa scuola, sa che noi conduciamo i progetti nazionali sulla base delle risorse della legge 440. Beh, nell'arco di alcuni anni le risorse della legge 440 sono scese in maniera esponenziale. Si passava da oltre 100 milioni l'anno, qualche anno fa, di risorse destinate all'ampliamento dell'offerta formativa nelle scuole. La mia direzione generale, che è la direzione del diritto allo studio, che si occupa di orientamento, di dispersione, di stranieri, di disabilità, ha quest'anno qualcosa come 9 milioni da spendere. Questo vi dà una misura delle difficoltà, care mamme, care maestri, nei quali anche noi ci troviamo. E allora un ultimo messaggio agli insegnanti. Cercate di capire la funzione fondamentale. Voi lo sapete, avete scelto un mestiere che, come diceva quel personaggio, lo voglio sempre ricordare, del film Il Signore degli Anelli, diceva: hai scelto la via del dolore. Sì, è un mestiere difficile, demotivante sotto tanti aspetti, però ricordatevi quello che diceva Gabriel Morel: voi siete dei viaggiatori che accompagnano degli individui che diventeranno uomini, e quindi non dovete comunicare solo saperi, vi dovete mettere vicino, saper ascoltare sogni, speranze, progetti, delusioni, anche, come dire, i propositi per il loro avvenire. Mettetevi vicino, sappiate ascoltare, sappiate fare questo viaggio insieme a loro, perché loro non devono pagare, come dire, essere l'anello terminale debole di un momento economicamente drammatico e politicamente instabile. Grazie.